Sono con Giovanni Pasquarello, uno dei più grandi calciatori di Paternò, nonché di Acquaregente. Come sarà il risultato di questa sera? Questo non lo so, basta che davanti alle porte l'Acquaregente va a segnare. Auguro che l'Acquaregente vinca il torneo della Madonna del Carmine. Ma l'Acquaregente, qual è il presidente di Acquaregente? Abbiamo Michele il Buono. Lo puoi chiamare un po' Michele Buono? Sì. Chiamalo un po', vai. Michele, vieni un attimo qua. Allora, ma Michele è buono in tutti i sensi. Sì. Di cognome e di persona. Hola, Michele. Sta arrivando un attimo. Ma la squadra è al completo oppure manca sì, poco? Sì, siamo al completo, sono io stasera, come vedete sono... Tu a che ruolo giochi? No, stasera non giocherò. Non sei stato convocato? No, ho scelto io di non giocare stasera perché non me la sento proprio di giocare stasera. È perché tu ultimamente guardi più altre cose che al pallone. Bravo. Beh, il presidente arriva o non arriva? Il presidente sta arrivando che sta facendo il caffè. Allora, se voi riuscite a mantenere il risultato nei primi 30 minuti, sì, vincerete la partita. Sì, perché il giardino si segna all'inizio. Sì, o se no non segnerà più. Oh. Ma tu sei anche tifoso di una grande squadra? Io sì, sono tifoso di una grande squadra dell'Inter. Ah, pure io! Ah. Che bella catta che mi ha fatto! Bello, va bene, e un presidente non arriva. Presidente! Il presidente non arriva. Ciao! Ah. Raffaele, vieni un po' qua. Vieni un po' qua. Raffaele! Allora, parlavo con. Allora, presidente, il pronostico della partita di questa sera. Tutto va male, non siamo i favoriti. Sono favoriti loro in quanto hanno 4-5 giocatori a giocare in promozione. Ma questo è il bello del calcio. È diplomazia o scaramanzia, come la vogliamo chiamare? No, sulla cazza sono più forti, ma ce la giocheremo tutti. I ragazzi sono caricatissimi. E loro, noi incontriamo i Vicentini, ma non si ricordano che loro incontrano l'Acquaregente. Comunque tu sei presidente a vita di Acquaregente. Sì, sono un presidente fatto da loro, non è che mi votano ogni anno. Comunque avete un grande giocatore da valorizzare. A parte Giovanni Pasquarello, c'è Marcello Giordano che dovete valorizzare. E non lo facciamo giocare perché sulla fascia danneggia il campo, sulla destra. Va bene. Grazie, ciao. Va bene, ciao.